Ma io non parlo solamente di cambiamento. Parlare di cambiamento significa forse anche sminuire l'esperienza amministrativa passata, che non ha tutti una serie di elementi negativi, non vede questo. Io credo che bisognerà ricominciare, anzi nel riprendere una serie di attività lasciate dalla vecchia amministrazione e portarle avanti. Una serie di progetti di finanziamento che al momento rimangono ancora in attesa di utilizzo e naturalmente sulla base di quello poi con tutte le forze politiche, con l'aiuto anche dei cittadini che sono stati i promotori tra l'altro della volontà che mi ha visto oggi come candidato sindaco, alla luce di quello bisognerà portare avanti un nuovo programma. Basato su una serie di elementi, ma principalmente su quelli che sono gli elementi che più competono all'attività di un sindaco, cioè quello di realizzare, di rendere possibile uno sviluppo equilibrato e sostenibile del paese. Io credo che ci sarà tanto da lavorare, ma questo lavoro verrà fuori grazie all'esperienza che il gruppo di centrodestra ha, all'esperienza maturata nel corso degli anni. Alla compattezza anche di questo gruppo, che è un elemento di grande unicità oggi di fronte a una frammentazione di quelle che sono le candidature presenti sul territorio di Corato. Cioè, al momento ne abbiamo 8 candidati sindaco. Io a tutti auguro una felice e proficua campagna elettorale, ma naturalmente sarà una campagna elettorale di quelle difficile anche da gestire nelle varie piazze, nelle varie famiglie, perché tanta competizione, non lo so dove porterà. Ma sono contento di confrontarmi con tanti cittadini che hanno dato la loro buona disponibilità. Finalmente vedo tanti cittadini pronti a servire il paese. Ecco, questa sarà la missione, il servizio al cittadino. Una cosa fondamentale per il bene della comunità e per rivalutare quelli che sono i talenti presenti tra di noi. Ma in questo momento io do la mia disponibilità come persona, come professionista, come cittadino di Corato, non sottovalutando quello che è l'impegno che questo compito mi produrrà. E quindi oggi naturalmente penso positivo. E sono convinto di questo, e questa positività mi ha portato nelle varie esperienze a esprimere il meglio, grazie alle persone che mi hanno sempre circondato, delle quali ho sempre preso il meglio. Ho lasciato quelli che erano elementi meno positivi, ma ho sempre colto il meglio e su quei punti di forza ho costruito.